Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione in primo piano, la cronaca. Vi raccontiamo infatti i dettagli della rapina effettuata in un bar sul lungomare Trieste da un solito noto, una persona che minacciava spesso titolari di piccoli bar. Quella titolare del bar Roge ha deciso di non tacere, di denunciare attraverso i filmati di videosorveglianza. I carabinieri hanno arrestato l'autore. Da tempo era considerato il terrore di piccoli bar e ristoranti dove spesso in stato psicofisico alterato non esitava a minacciare dipendenti e proprietari anche per pochi spiccioli. Molti di loro preferiscono tacere e non denunciare, ma non è stato così per la titolare del bar Rogi di via Lungomare Trieste, che ha chiesto ed ottenuto l'intervento dei carabinieri della compagnia di Salerno, guidati da Adriano Castellari, dopo che alle 2 della scorsa notte il 38enne salernitano senza fissa dimora, AA, queste le iniziali del suo nome, già gravato da numerosi precedenti penali specifici, è entrato nel bar armato di coltello e incurante anche di alcuni clienti presenti, ha minacciato un dipendente alle spalle intimandogli di consegnare il contenuto della cassa. Appropriatosi di circa 50 euro, il pregiudicato era poi fuggito facendo perdere le proprie tracce. Ma, grazie ai filmati della videocamera di sorveglianza del locale, i carabinieri si sono subito posti all'opera individuando diversi dettagli utili a risalire all'identificazione del soggetto. Con una minuziosa ma veloce indagine, i militari hanno rintracciato il pregiudicato e condotto una perquisizione personale che ha portato anche al rinvenimento di un coltello a serramanico, probabilmente quello proprio utilizzato per la rapina. E la cronaca ci porta in Costiera Amalfitana, dove i carabinieri della compagnia di Amalfi, guidati dal comandante Umberto D'Angelo Antonio, insieme al nucleo dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro e al personale dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno, hanno effettuato una serie di controlli stagionali negli stabilimenti balneari di Positano, scoprendo così fenomeni di lavoro nero. In particolare, nella giornata di ieri sono state levate delle multe a due strutture che si trovano sulla famosa spiaggia del Fornillo. In particolare, uno di questi lidi, dall'ispezione effettuata dall'arma, è stato riscontrato il lavoro irregolare di una persona priva di contratto, motivo per cui è scattata la maxi sanzione di oltre 3.500 euro a carico del proprietario. Inoltre è stata elevata una multa sempre al titolare per la mancata istruzione e conoscenza delle norme da parte dei dipendenti in merito al contrasto della diffusione del virus, del coronavirus. Torniamo adesso a Salerno, ci occupiamo di politica. Oggi ascoltiamo la candidata a sindaco Elisabetta Barone dopo la decisione della data 3 e 4 ottobre per la dirigente scolastica, espressione di una coalizione civica di centrosinistra. C'è tempo e spazio per poter recuperare. La preside ci ha anche indicato quelle che sono alcune delle sue priorità del programma elettorale che verrà presentato nei prossimi giorni. Guarda, con fiducia e speranza, certa che ci sarà il tempo per recuperare alla data del 3-4 ottobre fissata per le elezioni amministrative. Elisabetta Barone, la candidata a sindaco per la città di Salerno, supportata da una coalizione civica, è pronta. Sorriso e sguardi dolci, tono sereno e tranquillizzante, la dirigente scolastica dell'Alfano I inizia la sua campagna elettorale prendendo a prestito proprio le capacità pragmatiche ed operative da dirigente e quindi da manager della pubblica amministrazione, senza lasciarsi scoraggiare dai toni caldi e dalle temperature alte che hanno fin dal suo primo passo circondato la scelta di scendere in campo contro il sindaco uscente Vincenzo Napoli, che non è semplicemente di centrosinistra ma è diretta emanazione di Vincenzo De Luca. Con lei ci sono i consiglieri di maggioranza dissidenti, il gruppo Oltre ed una parte dei 5 Stelle. Ed eccolo il primo problema: l'annuncio dei parlamentari grillini che il simbolo del Movimento 5 Stelle avrebbe accompagnato la candidatura della preside ha generato qualche mal di pancia nella coalizione, ma
Lungi dal lasciarsi distrarre da queste beghe politiche, la Barone ha deciso di andare avanti sulla sua strada, che oggi è quella lungo la quale si dirige all'ufficio della Polizia Municipale per pagare la multa ricevuta per le affussioni abusive dei manifesti. È una buona data e ci attrezziamo per questa data. C'è tempo anche per limare su questa coalizione che ogni tanto soffre di qualche mal di pancia. Penso per esempio al problema del simbolo del Movimento 5 Stelle. I parlamentari hanno detto che ci sarà sulla scheda a sostegno di Elisabetta Barone qualcuno delle altre liste civiche non sembra gradire. Ma direi che questo è un problema superato, ormai la coalizione sta camminando con grande forza, con grande entusiasmo, e stiamo ormai discutendo delle questioni, dei problemi che sono al centro di questa città, a partire dalle opere incompiute, a partire dalla questione del verde, a partire dalla questione di un mare che sembra veramente non essere disponibile per i cittadini, e quindi questione del depuratore che necessariamente non può essere sottodimensionato rispetto ai reflui che questa città produce. Queste secondo lei quindi sarebbero le priorità sulle quali investire? Qual è il sogno di Elisabetta Barone, candidato a sindaco? Il sogno è di riavere una città in cui la qualità della vita abbia degli standard, non voglio dire europei, ma almeno nazionali. E in questo momento siamo, dati Istat, ultimi per qualità della vita. Dobbiamo assolutamente fare uno sforzo per riconsegnare ai cittadini i servizi essenziali che in questo momento non sono garantiti, trasporti smart per consentire una qualità dell'ambiente, una sostenibilità dell'ambiente, e poi queste sono solo alcune delle criticità. Ovviamente nel programma che presenteremo a breve saranno messe a punto tutte le questioni su cui riteniamo di dover intervenire in maniera prioritaria e ineludibile. L'obiettivo è raggiungere il ballottaggio? No, l'obiettivo è vincere. Ci occupiamo ora di economia e della proposta che è stata presentata questa mattina dal coordinamento dei distretti turistici della Campania, e cioè quello di sfruttare la possibilità che è stata comunque prevista dalla Regione Campania di realizzare delle zone a burocrazia zero. Tutti i dettagli. Il coordinamento dei distretti turistici della Campania punta sulla zona burocrazia zero per rilanciare le attività commerciali di Salerno. La presentazione della proposta, che mira ad ottenere una fiscalità di vantaggio ed in particolare i dettagli su come si articolerà, è stata effettuata questa mattina in una conferenza stampa. Parte della norma istitutiva dei distretti turistici, la zona burocrazia zero è stata inclusa tra le possibilità e le occasioni di aiutare le aree in difficoltà con esenzioni, abbattendo anche i tempi burocratici. Se il Comune decidesse di esentare un'area piuttosto che un'altra dall'imposizione fiscale, incorrerebbe in una problematica di cui si interesserebbe la Corte dei Conti. Attraverso l'utilizzo di questa norma, che serve per valorizzare i luoghi e la parte culturale della città, si può, condividendo con le attività commerciali, immaginare di puntare alla valorizzazione dei territori anche in una città importante come Salerno, che nel bene o nel male ha già una sua valorizzazione. Diciamo che questa norma è studiata per il rilancio, ma anche Salerno in questo momento storico ha bisogno di rilanciare se stesso in un'ottica di post-Covid. Quindi creeremo una sorta di collante a cui i commercianti potranno aggrapparsi per cercare di capire un po' meglio come attingere a tutti questi fondi che verranno stanziati, perché il PNRR prevede lo stanziamento di diversi milioni di euro, ma non è l'unico strumento che i commercianti possono, di cui i commercianti possono avvalersi. Ma il rilancio dell'economia in provincia di Salerno in queste settimane si affida in modo particolare all'avvio dei lavori per l'aeroporto Costa d'Amalfi, cioè fiducia e ottimismo da parte del sindacato della CISL, mentre il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese, ricorda che ormai è quasi completato tutto quello che riguarda le opere viarie di collegamento tra l'infrastruttura e la strada aversana.
C'è fiducia per lo strategico decollo operativo dell'aeroporto di Salerno. Ad esprimerla è stata questa mattina la CISL di Salerno, che ha ribadito in una nota attraverso Gerardo Ceres come con l'avvio dei lavori di allungamento della pista si è pronti a partire con l'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. Finalmente, dice la CISL, dopo anni di ritardi dovuti a pastoie burocratiche e a ricorsi sterili, si intravedono i tempi per il reale decollo delle attività. Dopo anni di proclami e false partenze, per Ceres, segretario generale della CISL, e Massimo Stanzione, segretario provinciale della Federazione dei Trasporti, questa è la volta buona. Per questo il sindacato chiede che le autorità locali e regionali siano pronte a preparare e gestire l'importante occasione capace di creare sviluppo e occupazione su un territorio che ha visto una graduale desertificazione delle aree industriali. Intanto, ad essere vicini alla conclusione sono i lavori che la provincia di Salerno sta realizzando per l'ampliamento della sede stradale a servizio dell'aeroporto Costa d'Amalfi. Siamo al 95% di avanzamento dei lavori, ha dichiarato il presidente della provincia Michele Strianese, che consentiranno un rapido collegamento dell'area portuale con la strada provinciale 417, detta Aversana, la strada statale 18 e l'uscita autostradale della Salerno-Reggio Calabria. Ad oggi, ha ricordato Strianese, resta da completare la rotatoria posta all'ingresso dell'area aeroportuale, il manto bituminoso di usura e la segnaletica stradale su tutta la strada di intervento, oltre all'impianto di pubblica illuminazione. Ma a proposito di svolta in importanti opere infrastrutturali, sono circa 10 anni che la provincia di Salerno attende anche l'ampliamento del raccordo Salerno-Avellino. Ieri la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra i sindaci, particolarmente soddisfatto per il traguardo il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante. La firma di ieri è il primo passo verso la risoluzione di una problematica annosa. Così Gianfranco Valiante, sindaco di Baronissi, ha commentato la sottoscrizione avvenuta ieri insieme ad altri sindaci della Valle dell'Irno interessati all'ampliamento del raccordo autostradale Salerno-Avellino del protocollo d'intesa che rappresenta finalmente dopo 10 anni il via libera alla realizzazione della terza corsia. L'ampliamento del raccordo Salerno-Avellino rappresenta una priorità ed è strategico per la vivibilità dei nostri territori, ha ricordato il sindaco Valiante. Il progetto della terza corsia avrà infatti ricadute molto positive per l'intero territorio della Valle dell'Irno. Nello specifico per Baronissi, come ha ricordato il primo cittadino, significherà, con la realizzazione dei nuovi svincoli autostradali, una strada di collegamento tra le frazioni di Antessano e Caprecano e nuove viabilità di collegamento a quella che sarà la città della medicina. Ad inizio settembre il prossimo passo ci sarà infatti la conferenza dei servizi e a questo punto i sindaci sperano tutti che i tempi questa volta siano finalmente celeri verso la realizzazione di un progetto che tutta la comunità e il territorio della Valle dell'Irno attende da anni. Torniamo alla cronaca perché sono giorni caldi non solo sul clima politico ma anche proprio su quello atmosferico, meteorologico. Probabilmente proprio le alte temperature potrebbero essere alla base di 2 incendi, anche se si guarda con sospetto ad una possibile matrice dolosa per l'incendio di Agropoli. Un vasto incendio ha interessato e devastato le località collinari di Marrota e Moio Alto nel comune di Agropoli. Il rogo di sospetta matrice dolosa divampato nel primo pomeriggio di ieri e alimentato dal vento e dalle elevate temperature estive si è subito esteso tra la vegetazione, arrivando a lambire diverse abitazioni, tanto da rendere necessaria l'evacuazione temporanea dei residenti. Sul posto per diverse ore hanno lavorato senza sosta 4 squadre dei Vigili del Fuoco, coordinate dal capo distaccamento agropolese Angelo Picariello, in sinergia con gli agenti della Polizia Municipale, i volontari della Protezione Civile, personale della Società Agropoli Cilento Servizi e della Comunità Montana. Presente per monitorare le operazioni di spegnimento anche il primo cittadino Adamo Coppola, che sui social ha voluto rassicurare la comunità locale sulla pericolosità delle fiamme domate solo a tarda notte dai caschi rossi, che avevano richiesto
richiesto anche l'intervento dei Canadair. Sulle cause dell'incendio indagano ora le forze dell'ordine. E tornano le fiamme anche a Pagani all'interno del parco urbano. Sta diventando sempre più un'emergenza quanto si verifica quotidianamente al parco urbano di Via Ferrante a Pagani, divenuto terra di nessuno. Uno spazio nato sotto l'amministrazione Gambino per dotare la città di un polmone verde con specie arboree di prestigio, abbandonato invece ora al suo destino, mai realizzato dopo il periodo nefasto che ha attraversato la città. Ora è preda di bande di scalmanati e incivili, oltre che utilizzato da giovani per appartarsi e dare sfogo ai propri istinti. Una zona incontrollata ed isolata, frequentata da chi non vuole essere infastidito. Una zona franca, insomma. Sono numerosissime nel tempo le segnalazioni dei residenti della zona e dei passanti, ma fino ad ora nessun drastico provvedimento è stato adottato. Ieri sera l'ennesima bravata, si è dato fuoco alle sterpaglie del parco, abbandonato al suo destino, e solo il tempestivo intervento della polizia locale e dei volontari del gruppo di protezione civile Papa Charlie ha evitato il peggio. Alcuni ragazzi presenti avrebbero anche tentato di aggredire alcuni agenti della polizia locale con un lancio di pietre. Sul posto anche i carabinieri della locale tenenza, che insieme ai caschi bianchi avrebbero provveduto alla identificazione anche attraverso filmati dei protagonisti. Altri video nei mesi scorsi sarebbero stati fatti recapitare alle forze dell'ordine e che documenterebbero scene scabrose al vaglio degli inquirenti. Sarebbe auspicabile fin da subito una chiusura dunque dei cancelli per evitare il peggio, anche se non sarebbe così semplice per la presenza di garage privati sottostanti al parco. L'amministrazione comunale sta provvedendo in questa direzione. 15 giorni fa, dice il sindaco De Prisco, si è dato seguito ad una delibera di impegno spesa per la messa in sicurezza che prevede la chiusura dell'area, i lavori per metterla in sicurezza, con la successiva riapertura solo quando verrà individuata una gestione della stessa. Bene, come vi anticipavo, su segnalazione di un nostro telespettatore siamo stati questa mattina in via Belvedere. La segnalazione nasce in merito alla presenza di una micro discarica, ma sul posto siamo stati catturati anche dalla presenza di massi che sono caduti dal costone roccioso e che potrebbero rappresentare in quella zona, che è ad alto rischio idrogeologico, anche un segnale di allarme. C'è una micro discarica a cielo aperto in una delle curve più panoramiche di Salerno. È tutt'altro che un bel vedere quello che ha segnalato alla nostra redazione un telespettatore, che sollecita maggiore attenzione per evitare che una delle arterie più suggestive del comune capoluogo, proprio via Belvedere, diventi una cartolina di degrado. In uno degli scorci che offre sul Golfo di Salerno le immagini più belle. La segnalazione giunta alla nostra redazione in verità ci ha consentito di fotografare un'altra situazione a rischio che merita altrettanta attenzione. Sulla strada abbiamo infatti trovato diversi sassi che si sono staccati dal costone roccioso. La zona sottostante al Colle Bellaria non è nuova a problemi di rischio idrogeologico e solo poco più su il comune di Salerno sta completando il lavoro di consolidamento del costone roccioso dopo l'incendio che lo danneggiò e che al momento impone ancora la presenza di New Jersey sulla carreggiata. La caduta di massi potrebbe essere un piccolo ma importante segnale da non sottovalutare. Ed ora spazio alla nostra rubrica dedicata agli appuntamenti. E ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film in uscita nazionale Jungle Cruise. Tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it.
Saldi in Campania si parte dal 3 luglio per gli amanti dello shopping, offerte da prendere al volo al centro commerciale Le Cotoniere di Fratte, offerte estive imperdibili, lo shopping su misura al centro Le Cotoniere in via dei Greci a Salerno, www.lecotoniere.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Adesso ci sono le previsioni del tempo, poi come sempre ci ritroviamo con la parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva. Restate con noi. In collaborazione con... Ma stai tranquilla, mio cugino è un tuttofare. Ha già montato il box d'oggi. Ha sistemato il muro. E in più ha cambiato anche le tapparelle. No, mannaggia, mio cugino, mannaggia. Lavori in casa, non improvvisare. Vai su bricobros.com. Il fai da te, su misura. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3D Meteo. Ci siamo, è il momento di dare spazio alla nostra informazione sportiva. In primo piano c'è la Salernitana che dopo Bonazzoli attende altri innesti per potenziare una rosa che al momento è inadeguata per la Serie A. Cerca sponsor il generale Marchetti che firma una lettera aperta rivolta agli imprenditori. La dirigenza va a caccia di rinforzi, attesi a braccia spalancate da Castori, mentre l'amministratore unico firma una lettera con cui cerca sponsor. È una ricerca su due fronti quella che sta portando avanti la Salernitana. C'è bisogno di rinforzi per potenziare una rosa al momento incompleta e non all'altezza del campionato di massima serie, ma c'è anche bisogno di sostenitori in senso economico, tanto che il generale Marchetti non si è tirato indietro ed ha chiesto pubblicamente aiuto e supporto a chi voglia e possa darne ad una società ingessata nel vestito che si è scelto, quel trust che limita e vincola. Tuttavia, tutto questo non può essere un alibi. Si è scelto di procedere in questo modo e bisogna assumersi responsabilità ed oneri. Per gli onori se ne riparlerà più là, eventualmente. Intanto, testate nazionali specializzate rilanciano voci di interessi e trattative che vedono impegnata la Salernitana. Il centrocampista marocchino naturalizzato tedesco Sabiri potrebbe essere un obiettivo di mercato. Lo scorso anno firmò con l'Ascoli dopo un flirt con la Lazio che avrebbe voluto dirottarlo a Salerno. Piace anche al Brescia e nelle scorse settimane era stato sondato dal Genoa. Proprio dai Liguri dovrebbe arrivare in grata l'attaccante Favilli che deve prima sistemare delle pendenze col Grifone, cui la Salernitana ha chiesto pure Cassata e Radovanovic. Sabiri è un centrocampista offensivo, spesso impiegato dietro la punta e non da vera mezzala, con grandi doti balistiche ma anche un carattere particolare. Altro nome accostato in queste ore al club Granata è quello di Ike Ugbo, attaccante di origini nigeriane ma con passaporto inglese che il Chelsea ha fatto crescere in Olanda e Belgio. Con il Cercle Bruges ha segnato e si è messo in mostra, tanto da attirare le attenzioni di Genk e Watford. In difesa l'asse con la Samp potrebbe portare in dote il tedesco Chabot, mentre resta in ballo anche Caprari. Occhio poi alla situazione del Chievo. Dopo lo svincolo d'ufficio decretato dalla FIGC, fanno gola il portiere Schemper, il giovane regista Viviani e l'eclettico Garritano. Per la porta è sempre aperta la pista Fiorillo. E a proposito di ex della Pescara, resta aperta la trattativa con Castanos della Juventus Under 23, capitolo cessioni, Schiavone verso Cosenza, Caglione sondato dal Vicenza, oltre a nutrire la batteria di esuberi diretti verso Seregno. Restano sul groppone per ora i contratti di Firenze, Cursio e Giannetti. Ed ora il basket dal roster allo staff tecnico con il solito obiettivo di voler puntare su professionisti giovani di qualità ma con esperienza nel campionato di Serie B. Per questo motivo quindi la Virtus Arechi Salerno ha deciso di ampliare lo staff tecnico della prima squadra, al cui interno è presente anche il riconfermato Nicola Amato con Daniele Serrelli che ricoprirà il ruolo di assistente di coach di Lorenzo. Ma non solo, a Serrelli infatti è stato anche affidato il ruolo di capo allenatore del gruppo Under 17 Eccellenza.
Ed ora una notizia che riguarda la pallamano: la Iomi Salerno è pronta a ripartire per una nuova avventura. Staff in parte rinnovato, squadra ritoccata in più punti con diverse new entry, immutate le ambizioni. In prossimità del raduno programmato per lunedì 9 agosto alla Palestra Palumbo, la Iomi ha intanto completato il suo organico con l'innesto di Natassa Krinic, che dopo la buona e felice seconda parte della stagione giocata a Salerno ha raggiunto anche per il prossimo campionato l'accordo con il club campione d'Italia. Ci fermiamo, è tutto per questa edizione del nostro TG. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.